Noi dobbiamo iniziare come tradizione Sì, ormai. come tradizione, la dedica della trasmissione. Questa sera la dedica alla cittadina di Formia e devo ringraziare il signor Manlio Colarullo perché è lui che mi ha messo su questa pista dei disastri che sono stati combinati a Formia. Sono Manlio e preliminarmente vorrei ancora ringraziare per i preziosi consigli che mi diede quest'estate per quel doloroso e insistente gonfiore a una caviglia. Smisi di assumere i semi oleosi, noce e mandorle che ne abusavo palesemente. Smisi anche le banane che le sceglievo più mature possibile. Essendo un gruppo B, avevo immaginato che gli alimenti consigliati, tra virgolette, ne potevo assumere anche in quantità eccessive. Se fanno bene, più ne mangio, meglio sarà, pensavo. Ora sto meglio e piano piano è rientrato il tutto, grazie ancora. Ora le devo parlare della mia Formia massacrata dall'8 settembre del 43 al 18 maggio del 44, dai cosiddetti alleati. Nel libro testimone dei misfatti, scritto dal professor Giovanni Bove, vi sono tanti racconti dei superstiti, tante foto di ciò che divenne Formia, un ammasso di calcinacci e distruzione ovunque. Nel libro c'è un accurato elenco dei nominativi dei deceduti civili, dispersi, militari e persino dei tedeschi morti. Ho fatto alcune foto che metterò in allegato, ma la cosa che mi ha sconcertato sono le cifre del conteggio finale. I militari tedeschi morti nei 7 mesi di bombardamenti, numero 31. Di formiani uccisi dai tedeschi, 63. Militari formiani deceduti sui vari fronti di guerra dal 40-45, 269. Formiani morti e ammazzati nel proprio paese dagli alleati, tra virgolette, 1098. Mi chiedo, la guerra è stata contro i nazisti o contro gli italiani? Considerato che Badoglio e Castellano hanno firmato una resa incondizionata, cedendo ogni sovranità agli statunitensi, il 3 settembre a Cassibile presso Siracusa e successivamente a Malta, maggiormente definiti il 29 settembre, perché mai distruggere un paese già sconfitto? Allora comprendo che la guerra è soltanto un mezzo per poter distruggere e abbattere un livello di benessere raggiunto da un popolo per costringerlo a ricorrere a prestiti per poter ricostruire il tutto e rimanere per sempre ulteriormente debitore, così come lo siamo tutt'oggi. Altro che debito pubblico. Le allego le foto e la ringrazio ancora di cuore. Dottor Piede, le auguro ogni bene a lei e alla famiglia. Grazie, signor Maglio, grazie, grazie grandemente a lei perché, guardi, non ero assolutamente a conoscenza di questi crimini. E di mano in mano tante persone che mandano le testimonianze di quello che avvenne nelle varie città, cittadini italiani. Ecco, qua ci sono alcune foto che ha mandato il signor Mario. Guardate che razza di macelli. E poi qua si parla di Ucraina, di crimini russi in Ucraina. Ma vi rendete conto che cosa hanno fatto questi farabutti e delinquenti cosiddetti alleati? Hanno distrutto e devastato l'Italia e miravano proprio a colpire i civili, perché volevano proprio terrorizzare la popolazione civile italiana. È incredibile. È così che vanno le cose. E noi Certo. tuttora siamo ancora con qualcuno che calca il suo stivale sul suolo italiano e praticamente lo calca pesantemente e noi non possiamo liberarci. Andiamo Andiamo avanti. avanti? Grazie, ringrazio tantissimo le persone che mi mandano questa testimonianza perché per me è proprio un tuffo nella verità dei fatti, delle cose. Questi avvenimenti, questi crimini di cui nessuno si è mai parlato, mai nessuno. E anche se andate a cercare in internet su YouTube, vedrete che ad esempio qua per quanto riguarda Formia vengono sottaciute tutti questi bombardamenti, queste foto non le vedete, non le trovate. Solamente grazie alla testimonianza di persone libere, veramente libere con la L maiuscola, amante della libertà con la L maiuscola, si riesce ad avere a disposizione e poterle trasmettere. E nessuno ha mai pagato per questi crimini, mai nessuno, nessuno, nessuno dei cosiddetti alleati per i crimini che hanno commesso
contro le città, contro i civili, contro le donne, vecchi, bambini, niente, mai, mai. Impuniti, da sempre, ovunque.